Ciao a tutti amici di Miraculous e bentornati sul mio canale YouTube. Quest'oggi vi voglio parlare delle novità di fine giugno del 2022 della ZAGTOONS. A fine giugno c'è stato a Las Vegas il Las Vegas Licensing Show, credo che si chiami, è una manifestazione per gli addetti ai lavori sul licensing. Il licensing che cos'è? L'usanza di dare in uso i marchi famosi di franchise, di serie TV, di cartoni, eccetera, eccetera, per il merchandise. Quindi i produttori pubblicizzano i loro prodotti e ne parlano, e parlano delle novità dell'anno per attirare i compratori di queste licenze, appunto. E ci sono delle novità interessanti su Miraculous, novità interessanti che hanno fatto partire una mezza shitstorm su Twitter e vi spiego subito perché. Se seguite la cosa, sapete che erano stati annunciati tre speciali, uno ambientato a Londra, uno ambientato a Dakar e uno ambientato a Rio. Speciali da un'ora come quello di New York e quello di Shanghai. Bene, lo speciale di Rio è stato rimandato al 2025, quindi forse non lo vedremo mai. E gli altri due sono stati sospesi, barra cancellati. Boh, non si sa. Non si sa bene che fine abbiano fatto, perché semplicemente non se n'è più parlato. Invece sono state annunciate le cose che hanno fatto incazzare i fan, ovvero nel 2023 un episodio speciale da un'ora, One Night Mission, in cui rivedremo Fei dallo special di Shanghai e Jess dallo special di New York. Ora, io sarò cattivo. Ma secondo me l'hanno fatto per risparmiare sugli asset di animazione, visto che ce li avevano già. Ma questo non ha dato tanto fastidio, anche perché c'erano state un po' di richieste, diciamo, della presenza di Fei in un episodio, ecco. E quello che ha fatto veramente incazzare i fan è stata l'annuncio del crossover con Ghost Force, la nuova serie della ZAG che non sta cagando nessuno, neanche di striscio. Perché sprecare soldi per fare uno special tra crossover, tra Miraculous e questa serie qui che... Boh. Vabbè, non lo so, ZAG non è una cima in queste cose, si innamora dei suoi progetti e vuole portarli a termine. Vabbè, vabbè. Intanto, altri annunci che possono interessarci relativamente di più. Per il terzo trimestre del 2022 è stata annunciata la season 5 di Miraculous. Io sono abbastanza curioso, ma non ho tutta l'hype che avevo prima, anche perché per come è finita la stagione 4, sinceramente mi ha lasciato l'amaro in bocca. Comunque, è stato annunciato per il quarto trimestre del 2022 il film Ladybug e Chat Noir Awakening, un film da più di 100 milioni di dollari di budget, un film cinematografico che probabilmente in Italia non andrà a vedere nessuno. O forse rimarrà un mese al cinema come quelli della Disney. Vabbè, poi sono stati annunciati per il quarto trimestre del 2023 degli speciali di Miraculous World, che sono probabilmente quello di cui vi accennavo prima, e poi per il terzo trimestre del 2024 la stagione 6 di Miraculous. Ora, se date retta a un cretino come me, secondo me la stagione 6 non la vedremo. Detto ciò, io vi ho dato queste brevi notizie che ho beccato online, Twitter, Instagram, eccetera, eccetera. E per questo video su Miraculous è tutto. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete cliccare mi piace qui sotto e già che ci siete, cliccare lì di fianco, lì vicino, lì sulla destra, lì, proprio lì, la campanella per rimanere informati su quando pubblicherò dei nuovi sproloqui come questo. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima!